Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi, signori miei, siamo su Formula 1 2020. Ho anche detto Formula 1 2020, signori miei, per iniziare una nuova serie, una nuova carriera che ci porterà forse a vincere il mondiale, forse a fare lo schifo più totale del mondo, ma qualcosa ci porterà, signori miei, o la gloria o la distruzione totale. Detto questo, ragazzi, prima di partire col video vi... Mi stavo affogando, scusami, io mi affogo. Prima di partire col video, signori miei, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti che mi darete in questo video, per il sostegno che dovete dare a questa serie, raga, mi raccomando, fate sostegno così vediamo di fare cose carine. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi ritrovate come Maullo941, mi trovate sia su Instagram che su Facebook, link in descrizione. Se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni, trovate anche lì il link per fare tramite PayPal. Detto questo, signori, partiamo con il video. Ok, signori miei, allora in questo Formula 1 2020, come avrete visto su internet o giocandoci tramite YouTube, avrete già visto, ci sono due modalità: la carriera pilota, che è quella normale, diciamo quella che c'è sempre stata, e la nuova carriera scuderia, nella quale noi possiamo creare la nostra scuderia, essere proprietari e primi piloti, ingaggiare un secondo pilota e cercare di fare il migliore che possiamo nei vari anni e cercare di portare la nostra scuderia al successo. E noi inizieremo la nostra stagione con questa modalità. Quindi non perdiamo tempo, partiamo con la carriera scuderia, vediamo cosa ci dice. Vuoi assaporare? Vabbè, queste sono tutte le cose che loro ci spiegano. Io più o meno ho già visto. Oh! In questa modalità Sono assaporerai esperienza di l'esperienza Formula 1 di come una pilota e volta proprietario di una pilota e proprietario di una nuova nuova scuderia scuderia di di Formula Formula 1. 1. Ok. Per prima cosa, scegli il tuo personaggio. Perfetto, per prima cosa scegliamo il nostro personaggio, signore. Io l'ho fatto perché ora aprendo il gioco me l'ha già fatto fare e noi confermiamo lui, ovvero il nostro Papa Maullo. No, aspetta, sì, ma porca miseria. Comunque, il nostro personaggio è... Posso tornare indietro? C'è un modo per tornare indietro? Comunque, il nostro personaggio è Papa Maullo, signori miei. Lì, brutto, nano, buco, corto, non si sa, in italiano. Il nome che darà il pilota sarà Mauro, che era l'unico che ci assomigliava con Maullo. E con Papa non c'era niente, raga, c'era solamente Pace. Poteva essere il pilota Pace e Amore, ma non mi sembrava il caso di farsi chiamare Pace. Ora, dettagli scuderia. Che dobbiamo fare qua? Dettagli scuderia, Cominciamo seleziona. con la cosa più semplice. Quale sarà il nome della scuderia? Nome della scuderia, raga, allora il nome della scuderia è la Maullo Racing. Questo già l'avevo pensato io prima. La Maullo, 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 spazio, come si chiama? Spazio così, ok. Ok, la Maullo Racing, signori miei, che batterà la Mercedes, batterà le Ferrari, le batterà tutte, che Ora vuoi? abbiamo Quindi bisogno di un flusso di entrate stabile, quindi abbiamo dobbiamo bisogno di scegliere scegliere uno uno sponsor sponsor. principale, va bene, ci serve uno sponsor Sponsor principale. principale offre una somma di denaro alla firma. Questa entrata è di vitale importanza per gli investimenti iniziali. In aggiunta, forniranno anche entrate settimanali. Ogni sponsor ha un obiettivo che deve essere raggiunto dalla squadra. Se riusciremo a soddisfare gli sponsor, ci offriranno un bonus obiettivo. Ok, va bene. Allora abbiamo questa cosa giapponese che ce ne dà 4,2 alla firma più 2,41 settimanali più 2,53 bonus obiettivo che completa l'intera stagione. Arriva questo 4,2. Però ci danno meno come entrate settimanali. 4,3 e ci danno dei buoni. Entrate, delle buone entrate settimanali. Addirittura guadagna 15 punti durante l'intera stagione. Ok, bonus obiettivo 4,6. 2,2, 2,24. Termina tra i primi 10 due volte durante l'intera stagione. Distrot 4,7. Cioè ce ne danno meno 2,30. Arriva ottavo superiore nel campionato costruttori. Impossibile. Shark 4,9, 2,18, 5 punti durante l'intera stagione. Loop ce ne dà 5,1, buono. 2,18, quindi scendiamo. Termina tra i primi 10 per 5 volte. No, no. Prendiamo questo di qua, raga. Qual era? Fuel Destroy 4,3 più 2,41 ogni settimana. Più 15 punti durante la stagione. Dovremmo farcela, raga. Lo Slingshot Fuel. Fuel, la benzina, raga. Oh. Grande, ora abbiamo un budget su cui lavorare. L'auto non andrà molto lontano. Ok, scegliamo un propulsore, signori miei. Scegliamo allora. Ok, Potenziamento ma anche affidabile. Ma cerchiamo di far rientrare i costi. Dobbiamo ancora investire in altre aree. va bene. E quindi dobbiamo scegliere o un motore Honda che ha 86 di prestazioni e 76 di resistenza. Il Renault che ha 87 di prestazioni, quindi un poco meglio, e 79 di resistenza. Ok, ce ne vogliono 2,7.
3-4 quello Mercedes, 4-1 quello Ferrari. Allora, raga, io non mi voglio sparare tutto subito, anche perché siamo una neo esordiente in Formula 1, quindi io direi di partire da qualcosa di basso e tenerci il budget per magari qualcosa di futuro che magari ci può servire. Quindi io direi di andare con una via di mezzo, però con il Renault, raga. Con il Renault, perché il Mercedes già mi sembra troppo, un passo troppo troppo avanti. Andiamo con il Renault. Quello che ci manca è un compagno di scuderia per te. Ok, quindi abbiamo gli ultimi 1.600 per prendere un compagno di scuderia, raga. Che vogliono entrare a far parte della squadra. Ognuno di loro ha le sue forze e le sue debolezze. Quindi prenditi un po' di tempo per valutare tutte le possibilità. I piloti guadagnano fama in base alle loro prestazioni. Ok. Quando un pilota ottiene sufficiente fama, salirà di livello. Più il livello del pilota è alto, più fama guadagnerà per il suo team attuale. Ok. Facendo salire di livello la scuderia, il flusso delle entrate aumenterà di conseguenza. Più alta è l'esperienza di un pilota, più guadagnerai punti risorsa da poter spendere sul tuo veicolo. La destrezza indica l'abilità del pilota ad effettuare sorpassi quando ce n'è l'opportunità. I riflessi indicano l'abilità del pilota nell'evitare incidenti o di fare errori. Il ritmo indica l'abilità del pilota di segnare tempi sul giro competitivi e veloci. La valutazione è una somma generale delle abilità del pilota. Ok, va bene. Allora, noi abbiamo quindi Ralph Boschung, Tatiana Calderon, Luis Del Traz, che comunque è un 58, ok, esperienza 32, finora forse quello migliore, 32, 54 di destrezza, 65 di riflessi e 62 di ritmo, ok. Dorian Boccolacci è francese, quindi non lo prendo a prescindere. Luca Ghiotto, valutazione 61, 70 di ritmo, 59, 60, 32. Antoine Hubert, no, è francese, non lo prendo a prescindere. Matt Tsuchida, 79 milioni e 5, 79, 56, 65 di destrezza e 28 di esperienza. C'ha l'esperienza più bassa di tutti praticamente. C'ha l'esperienza più bassa di tutti. Io prenderei, però c'ha la valutazione più alta. Ah no, e poi c'è The Price. No, Matsushita, mi prendo Matsushita. Dai, il giapponese, 1,5, 79 di ritmo, 56 di riferimento. Esperienza molto poca. E destrezza però rispetto a cosa? A Luis destrezza 54, 65, 28 di esperienza, 30 di esperienza, 65, 62, 65. No, voglio il cinese, raga. Restiamo solamente con $100.000, ok. Sì, va bene. No, ma Ullo Racing partirà così. Dai, dai. Seleziona la livrea, ok. Possiamo aggiungere più sponsor all'auto man mano che firmiamo accordi durante l'anno. Perfetto. Non preoccuparti, potrai modificare l'aspetto quando vuoi al quartier generale. Ok. E quindi? Seleziona livrea. Ok, auto usata in multigiocatore. No, io vorrei farla da nuovo. La Maullo Racing livre del calcomanie. No, livre. Vediamo. Ok, ah ok, queste sono diciamo quelle che noi possiamo andare poi a modificare. Colori a slingshot. Ok, quale scegliamo come modello, raga? Allora, questa è carina. Questa è molto simile. Ah, questa c'ha il cosino così, ok. Questa ce l'ha più così, questa ce l'ha così, questa ce l'ha così, ok, questa ce l'ha colorata e questa ce l'ha. Io questa mi prenderei questa, raga. Rossa e nero non è brutta. Dai, è così. Aggiudicato. Cambia colore. Allora, il rosso. Allora, i colori di Maullo, raga, sono il giallo. Quindi, per forza, livrea gialla. Però, dico, non è un giallo bellissimo questo. Mi devi fare un giallo un po' più normale. Non questo giallo schizzato. Ecco, magari un giallo così. Ecco, ci sta. Questo giallo mi piace. Mi piace. Sì. E poi l'altro colore del Maullo è il blu, signori miei. Che però mi devi fare che si deve vedere. Se deve vedere il blu, zio. Eccola qua. Bella così. La nostra ape, raga, la nostra ape. Però deve essere un blu un po' più sì, così. Non è carina così? Sì, ci sta. Giallo e blu.
Mi piace. Giallo e blu. Ci sta. Dai, dai, abbiamo la Maullo Racing, signori miei. La Maullo Racing non si scherza. Il numero 14, raga, l'ho scelto io. E sarà il nostro numero. Questo non ve l'ho detto quando ho scelto il personaggio. Ho scelto il numero 14 perché il mio nick è Maullo 941. Se sommate 9 più 4 più 1 fa 14. Quindi, matematicamente, abbiamo scelto il nostro numero di macchina. Detto questo, signori miei, mi piace. Giudica. No, che è successo? Voglio questa. Ok, ce l'abbiamo. Questa qua è la nostra macchina. Perfetto, indietro. Seleziona livrea. Oh, che paranoia. Questa, sì. Oh. Puoi selezionarne uno preesistente, modificarlo oppure crearlo da zero. Ok, il brand sarebbe il nostro simbolo. Il nostro simbolo. Allora, vediamo un attimino cosa si può fare, cosa si può creare. Il nostro simbolo. Dai, famo questo. In modo di gagliardeo. Se no, famo questo. Questo è carino. Questo. Modifica stile. No. Cambia colore. Me lo fai. Lo sfondo me lo fai giallo. Sfondo giallo. Anzi, no, lo sfondo me lo fai rosso. Così si vede. Rosso. Mi piace. Sì, ok. Poi vediamo emblemi. Ci andiamo a mettere, vediamo se c'è qualcosa che ricorda una M un po' particolare, una R. La R ci stava. Questo è carino. La Maul, bello, mi piace questo, raga. Dobbiamo cambiare i colori però. Allora, il bianco me lo fai giallo. Il bianco me lo fai giallo. Che paranoia però, dove stai? Qua. Il bianco me lo fai giallo. Ok, più giallo normale però. Bello così, mi piace. Più giallo normale. E il rosso me lo devi fare blu. Che non verrà mai come il blu di prima. Però dai, ci sta, ci sta. È brutto forte, raga. È brutto forte. Vediamo, aspettate, qua che cosa si può fare. Attenzione, no, saranno ripristinati i colori. No, non fare assolutamente niente. Va bene, dai, ci sta. Forse l'unica cosa che dobbiamo fare è cambiare questo rosso. Sì. Va bene, accetto. Questo di qua, dobbiamo semplicemente farlo un rosso, non così rosso. Un rosso un po' più, no, sempre rosso. Però un rosso un po' più normale. Dico, non per forza questo rosso. Ecco così, un rosso acceso, mi piace. Rosso acceso, va bene, aggiudicato. Salve ed esci, abbiamo il nostro emblema, raga. Seleziona, ok, abbiamo il nostro emblema. Questi colori per tutto il quartier generale, anche sulle tute dei meccanici e dei membri della squadra. Ok, colori scuderia, perfetto. E colori scuderia dovranno essere il giallo, per forza, il giallo, ok, il blu, ok, e il rosso. Ecco, ci sta. Mi piace. Abbiamo finito tutto. Puoi ritornare quando vuoi e modificare qualsiasi cosa. Inoltre, torneremo qui all'inizio di ogni stagione. Se hai tutto pronto, premi avanza, andiamo al quartier generale ed iniziamo a scalare le classifiche. Ma io volevo cambiargli la tuta. Come si cambia la tuta, raga? Toh. Abbiamo il nostro pilota, abbiamo la nostra tuta, torniamo indietro. Guarda che siamo carini. Va bene, ragazzi, possiamo avanzare. Ci abbiamo tutto. Allora, 22 gare, 16 gare o 10 gare? No, 22 gare, ce le facciamo tutte, belle, piene. Stile di guida, dai così, avanti, ora vediamo un attimino. Allora, prove qualifica, prove libere complete, durata prove libere breve, perfetto, tentativo unico qualifiche, giro di formazione no, distanza gara, raga, allora io per ora metto 5 giri, raga. La prima stagione la faremo così sui 5 giri, molto veloce. E poi la prossima stagione vedremo di vedere di aumentare, anche se la cosa vi fa piacere, di portarla anche a 25% di gara. 25% di gara, per ora facciamo 5 giri. Livello di difficoltà, raga, io penso che possiamo partire da un tranquillo 65. Penso, non lo so, proviamo. Stile di guida realistico, le superfici esterne della pista reagiscono come nella realtà. Tutte le opzioni e gli aiuti possono essere personalizzati. Ok, oppure sportivo, no, realistico, va bene così. Attiamo della carriera pro, guida, seleziona.
C'erano tutte le altre opzioni. Mi sono perso tutte le altre opzioni, ragazzuoli. Mannaggia alla pupazza. Mannaggia alla pupazza. Va bene. Oh, raga, siamo pronti per le interviste. Siamo pronti per le interviste. Ok, come dici te, zio? E Siamo sarò in pronti. diretta tra 5, 4, 3. Salve. Salve gente e benvenuti nel Salve. quartier generale del nuovo team di Formula 1. Siamo stati invitati dietro le quinte per catturare le immagini esclusive di quello che potrebbe essere il team più interessante degli ultimi anni. Abbiamo visto la partecipazione di molte new entry in Formula 1 durante la scorsa decade, ad esempio Menor, Caterham, HRT e ovviamente Haas. Mentre alcuni di loro si sono dimostrati capaci di competere in Formula 1, altri invece sono stati acquistati dai team già presenti per poi sparire completamente. Che Quello cosa che rende brutta. speciale questo team è il fatto che il pilota ne sia anche il proprietario. Sei. Attualmente, durante i primi anni della Formula 1, era abbastanza comune possedere le squadre e guidare una delle monoposto, ma oggi le leggende come Sir Jack Brabham, Bruce McLaren, John Surtees e Graham Hill sono ormai sempre più rare. Tranquillo, zio, Ora ci il pensiamo caso noi a più riportare strano la è che, oltre al team, anche il storia. proprietario e il pilota non sono mai stati in Formula 1 prima d'ora. Qualunque cosa accada questa stagione, avete già fatto la storia. Dimmi, ti spaventa questa dinamica da pilota a manager che ti aspetta in Formula 1? Sarebbe una bugia dire il contrario, ma ciò mi ha contraddistingue la tenacia ho scelto. Non ci sono solo io, questa sarà l'esperienza per la scuderia che vivrà tutto così. Ogni scuderia necessita di due piloti, ma la domanda è: cosa vi ha portato a diventare compagni di È squadra? un ottimo pilota sulla carta, è il pilota perfetto per la nostra scuderia, è difficile far firmare piloti, siamo pronti e credo che sia un buon pilota, capisce che siamo nuovi nel settore, entusiasma a correre con noi. Nessuno ambisce a Ok. finire ultimo in classifica, quindi qual è la scuderia che vorreste battere? AlphaTauri, prevedo la Williams, non grande rispetto all'Alfa Romeo, Ass, no, penso AlphaTauri. AlphaTauri. Come pensi che l'auto reagirà in pista? Viaggiamento del telaio ha dell'incredibile, ci stiamo concentrando sulla massima, sul massimizzare la trazione in curva, i dati dei simulatori, boh, che ne so. Il tuo reparto telaio se ne accorgerà. Ah, Molte grande! scuderie hanno anni di esperienza sia fuori che dentro il tracciato. Come prevedete di colmare questo divario? Sarà particolarmente difficile, avremo le idee più chiare dopo la prima gara, proprio come nei viaggi spaziali, l'era dei meccanici ibridi. Quindi a volte c'è bisogno di porre maggiore attenzione su alcuni aspetti. Infatti il nostro team ha trovato un modo per ridurre il carico aerodinamico. Boh. Ok. Sorpassare è una manovra E chiave che in questa sfida, paranoie. quindi come vi siete assicurati che l'auto riesca a sfruttare ogni occasione che vi si parerà davanti? Abbiamo sfruttato un'auto incredibile. Perfetto. Il tuo reparto telaio se ne accorgerà. L'aerodinamica, Inoltre, quale dei reparti reputate il migliore? il nostro reparto propulsore. Il reparto power unit se ne accorgerà. Perfetto, bella così. Ok, per ora è tutto. E ovviamente vi consigliamo di non perdervi il debutto di questo team alle prime armi in Formula 1. Taglia. Andata, stop così, va bene, ce l'abbiamo fatta raga, ce l'abbiamo fatta, siamo in Formula 1 signori miei, la Maullo Racing è in Formula 1 e il nostro Papa Maullo anche lui pronto a esordire in Formula 1 signori, Papa Maullo è qui, Papa Maullo è Raga, qui ed è nuovo team pronto a in fare, oi che arrivo. cosa è Hai centrato successo? in pieno l'obiettivo di Bilanciato, scuderia. gestione delle Nella risorse, prossima fama, tappa andremo via dal Lando perfetto, 3S presentazione, per andiamo alla scoprire le presentazione raga. migliori evoluzioni. E dato che ci sei, ti consiglio di farti un giro per il quartier Non so cosa generale sta di succedendo, ma voglio Haas. andare, voglio chiudere questo video. È arrivata la presentazione dell'auto. Dai così, raga, dai così. Non ci fanno vedere la macchina. Grada, che spettacolo, signori miei. Che spettacolo che è la nostra macchinina. Che spettacolo. Sembra un'ape, una piccola pina. Grande, la Maullo Racing! Dai, è venuto a fare una macchietta carina. Anche il simbolo ci sta bene, ci sta bene. Forse il giallo si confonde un poco troppo. Il giallo della prima T forse si confonde un poco troppo. Però va bene, ci sta, ci sta. Ragazzi, io non so quanto sta durando questo primo video. Però come primo video di partenza ci sta. E dal prossimo andremo sotto con le gare. E spulceremo un poco meglio come funziona il gioco. E detto questo, che ganza! Ma quanto è bella! Ma quanto è bella la Maullo Racing, raga! Ma quanto è ganza. Va bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che dovete dare a questa serie. Mi raccomando raga, proprio ho bisogno di voi per i prossimi Gran Premi e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!
Ciao!